600 gli iscritti alle gare di corsa orientamento di Pergine Valsugana e Vattaro, siamo in Trentino, due le prove di media distanza in programma nei boschi, dove saranno in azione quasi tutti i big dell'orienteering tricolore e ci saranno però anche molti atleti dall'estero come la svizzera Elena Pezzati, la russa Anastasia Trifilenkova e anche concorrenti della Slovenia, al via anche un atleta del calibro di Martin Hoopmann, campione svizzero, il 31enne è stato anche campione del mondo ed europeo. Ben trovati a questa terza puntata del magazine di Orienteering, da sottoscritto Gianfranco Benicase, come sempre qui al mio fianco Pietro Ilarietti. Ciao Pietro, ben trovato. Ciao, benvenuti a tutti. Sì, ci prepariamo a vivere una grande due giorni di Orienteering, questa stagione che è partita finalmente. Ci sono tanti campioni nazionali e internazionali, un confronto sicuramente aperto su terreni piuttosto tecnici. Le due società protagoniste, Crea Rossa e Orienteering Pergine, hanno lavorato alacremente per dare vita a questo weekend e godiamocelo. Crea Rossa del presidente Alessandro Conci e Giancarlo Gozzer, per quanto riguarda poi il sodalizio Orienteering Pergine, Giorgio Paoli e Gino Vivian. Ma diamo la voce ai protagonisti. Trentino, Valsugana, il benvenuto del territorio, cura di Stefano Ravelli. È un piacere avervi qua, tutti gli amanti dell'Orienteering, Valsugana, sede dei mondiali di qualche anno fa, e quindi oggi abbiamo voluto sostenere questa iniziativa perché si sposa con la filosofia della sostenibilità. Ci crediamo tanto in questo, tante proposte di ospitalità, alberghi, le vacanze in baita, vi aspetto in Valsugana, qua in Trentino. Gara di Orienteering che si svolge nei dintorni di una location particolarissima. Sì, qui siamo al castello di Pergine, che domina la collina del castello, appunto, con tutto l'abitato di Pergine sotto e con una visuale che va dal lago di Caldonazzo, le Dolomiti di Brenta e la Valle dei Mocheni. In questo maniera ho anche una caratteristica che è unica nei castelli trentini, quella di ospitare un albergo e un ristorante, quindi a disposizione del pubblico, degli ospiti e della cittadinanza. Augusto Cavazzani, tracciatore della Middel di Pergine Valsugana. Sì, sarà una gara su un terreno nuovo, relativamente nuovo, l'abbiamo provato anni fa e adesso viene riproposto. Il diluvio, ma poi per magia è uscito il sole per la prova di Coppa Italia di media distanza di Orienteering a Pergine Valsugana. Da non credersi, ma è stato così, Pietro. Sì, è così, è una partenza decisamente problematica, un diluvio che non si vedeva da tempo, però i campioni non si sono fatti scoraggiare. Iniziamo subito con Tommaso Scalet, che oggi vorrà sicuramente dire la sua. Suo fratello Riccardo in particolare è uno dei grandi favoriti. È un terreno molto particolare perché, come ci spiegavano poi i tecnici, si gareggia in una zona ricca anche di muretti a secco, praticamente una parte dell'area di gara una volta era coltivata, adesso è abbandonata, ci sono addirittura anche delle case abbandonate, ci dicono. Ilian Angeli al via in questo momento, il percorso appunto nei boschi attorno a Pergine con arrivo al Parco dei Tre Castagni, lo abbiamo visto proprio posto sotto il castello di Pergine, in quello che era il parco una volta dell'ex ospedale psichiatrico aperto a Pergine dal 1882 al 2002, 120 anni di storia che hanno caratterizzato anche questa cittadina. Sì, parco dove si trova il percorso fisso di Orienteering, un percorso dedicato a quello che è stato un grande personaggio dell'Orienteering italiano, Alfredo Sartori, morto nel 2010 a 76 anni, lui era di Pergine Valsugana, la sua società l'ha voluto ricordare con questo percorso. Ricordiamo che Alfredo Sartori e Benito Cavini sono poi stati i trascinatori, no, di quello che è stato il CISO all'epoca, il comitato che ha preceduto poi quello che era la FISO, la Federazione Italiana Sport Orientamento. Sì, Alfredo Sartori, che è stato promotore del Comitato Trentino e anche vicepresidente nel 1979 del Comitato Italiano. Intanto Christine Kirchlechner, lo abbiamo visto, si stava preparando. Questo ancora Riccardo Scalet, Parkour Tour Italia, inquadrati in questo momento al via. Si controlla ovviamente la mappa, percorso mappato e scoperto, come ricordavamo, 30 anni fa da Alfredo Sartori. Sì, un percorso decisamente tecnico, il terreno pesante, qui la Trifilenkova che abbiamo già scoperto anche essere un'ottima biker, un terreno pesante, quindi scivoloso,
anche argilloso, ci dicono, poi una seconda parte nei Meleti e poi arrivo. Decisamente faticoso anche per i dislivelli. Qui Elena Pezzatti, lei arriva dalla Svizzera, dal Canton Ticino, è già venuta in Italia, l'abbiamo già incontrata anche in altre occasioni, quando è venuta ha sempre vinto. Qua Verena Troi, esperta però di long distance. Sì, non è la sua specialità preferita, ma lei c'è sempre, fa anche le sprint, anche se non sono proprio, insomma, la sua tecnica preferita. La Pezzatti, come ricordavi, dal Ticino, anche perché in Ticino ha nevicato, avevano delle gare in quota, sono scesi a valle, sono scesi verso il Trentino per fare queste gare di orienteering. Pioveva, ma insomma il clima non era poi così freddo. Qui alcuni passaggi molto suggestivi, molto particolari all'interno del bosco, con questo terreno, come ricordavi tu, Pietro, davvero molto molto pesante, con molte scivolate e tanta fatica per tutti gli atleti. Sì, tanta fatica, e soprattutto vediamo a volte anche difficile proprio stare in piedi, perché qua si scivola, ci vogliono queste scarpe tacchettate speciali. Qua Giacomo Zagonello è uno che oggi andrà sicuramente bene, è un uomo molto veloce. Teniamo inoltre in considerazione che questa gara, essendo valida per la Coppa Italia, è particolarmente importante per poi aggiudicarsi dei punti preziosi per quella che è la classifica finale. E vediamo qua proprio Martina Palumbo in scivolata ad affrontare questa discesa per andare a cercare la lanterna. Samuele Tait con Light Orienteering Team gioca in casa, il team è di questa zona e quindi forse potrà anche conoscere un po' meglio quella che è la morfologia del territorio, e questo è Samuele Tait ancora che sta cercando la lanterna. Li vedete, sono più di uno in questo momento gli atleti inquadrati. Andiamo invece su Irene Pozzebon, polisportiva besanese, e questo è quel tratto di cui parlavi tu all'inizio, questa è Elena Pezzatti, alternato, no? C'era il tratto in bosco, c'era il tratto tra i frutteti, tra i meleti della zona. Sì, il tratto poi qua, ecco, veramente difficile. Samuele Tait che sta, ecco qua Ilian Angeli, grande scivolata, attenzione perché a non farsi male. Diciamo che Samuele Tait sta andando anche molto bene oggi, sicuramente è velocissimo, i suoi intertempi parlano chiaro, è lì che se la gioca, insomma. Manuele Reina, altro svizzero, Asco Lugano, lo vedete dalla nostra grafica. Michele Caraglio invece è Agorosso Orienteering Sant'Alessandro, e questo si vede proprio benissimo, qui un tratto che sembra molto più facile, ma lo vedete anche per terra, grandi pozzanghere, terreno davvero pesantissimo, e anche qui la scivolata è sempre in agguato, non solo nel tratto in bosco. Viola Zagonella, allora polisportiva Masi, che ora va invece su un tratto asfaltato molto più comodo. Ma torniamo nella macchia, torniamo nel bosco con Sebastian Inders, Parkour Tour Italia. Parkour Tour Italia che qua vede sempre presente il team manager Gabriele Viale, che abbiamo incontrato proprio nell'arena di gara, e sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo ha annunciato che a breve dovrebbe esserci l'ingresso di un nuovo importante sponsor nella sua società. Buon per lui, bravo lui, che è in questo momento così difficile è riuscito a trovare un nuovo partner per dare linfa alla sua squadra. Ecco qua invece Verena Troi, oggi sta andando non benissimo, non è brillantissima. Hai visto i pantaloni strappati per sì. Verena Troi, insomma, quando il gioco si fa duro anche gli orientisti non hanno paura, no, di sporcarsi la tuta, ed oggi il gioco è veramente duro, no, da questo punto di vista. Sicuramente non hanno paura di sporcarsi, e a un certo punto prima, quando abbiamo visto Samuele Tait che si arrampicava usando anche le mani, ho avuto più un'impressione di una gara veramente quasi estrema, ecco, perché lì condizioni così difficili raramente le troviamo. Irene Pozzebon nuovamente, e poi Anna Caglio, anche lei polisportiva besanese, quindi attaccate. Pozzebon e Caglio, stesso club per le due, ancora Verena Troi, Terlaner Orientierungsläufer, quindi il gruppo di Terlano. Siamo in Alto Adige, nelle vicinanze di Bolzano, e qui rientriamo per l'appunto in questo bellissimo parco, il Parco dei Tre Castagni a Pergine, dove è posto l'arrivo di questa gara. Ricordiamo che queste gare sostituiscono quelle annullate di Madonna di Campiglio, che prevedevano una middle e una long, e
sono state spostate, riassegnate in altre località, perché appunto Madonna di Campiglio poi non aveva più organizzato queste prove. Questa è Francesca Taufer, Unione Sportiva Primiero. Beh, visto prima è arrivata Iris Aurora Pecorari, anche lei aveva chiaramente i segni del fango, evidentemente ha fatto qualche strisciata. Alessio Tenani, un uomo che va sempre tenuto in considerazione, oggi per lui una buona prova, è lì, è in ottima posizione, così come Viola Zagonel, che sa sempre, ultimamente ha fornito sempre prestazioni convincenti. Diciamo che agli Elite in questa middle è andata davvero molto molto bene, perché tutte le altre categorie si sono confrontate sotto una pioggia battente con un freddo abbastanza pungente, poi come vedete improvvisamente è uscito il sole e la giornata è completamente cambiata. Mikhail Mamlev, allora Terlaner Orientierungsläufer, da CT anche si trasforma in atleta. Giacomo Zagonel, Unione Sportiva Primiero, anche per lui ultime falcate. Arrivo va a chiudere la sua prova, vedete davvero poi il tempo è cambiato, insomma gli Elite alla fine sono riusciti ad affrontare la gara senza prendere troppa pioggia, ma lo avete visto, il terreno era pesante, le condizioni, come ricordava il nostro Pietro Ilarieti, davvero proibitive quasi per una gara che ha stremato molti dei partecipanti. Sì, direi che sono provati, inzuppati, infreddoliti. Abbiamo visto prima, non abbiamo detto, ma è arrivata Christine Kirkleckner, che ha fatto realizzare un ottimo tempo. Lei è lì che se la sta giocando con Elena Pezzati, insomma c'è qualche secondo di differenza, però vediamo. Mentre tra i maschi il grande favorito, il grande atteso è Riccardo Scalet, fratello di Tommaso Scalet, vediamo se arriverà. Mentre molto molto bene Manuele Ren, che si piazza decisamente al momento a podio. Eh sì, assolutamente, ma attenzione anche a Samuele Tait, che sta facendo davvero molto bene. Ilian Angeli, lo avete visto in quella doppia scivolata, molto belle anche le immagini. Ilian Angeli va a inseguire Samuele Tait qui sul rettifilo finale e arriva anche lui in questo momento, lo vedete, piuttosto sconfortato. Ho rischiato di essere colpito dalla bussola di Ilian Angeli. È arrivata ora Elena Pezzati e poco fra era arrivato Samuele Tait, e al momento sono i due tempi migliori, quindi complimenti Elena Pezzati, bravo Samuele Tait, una stagione sempre lì nelle prime posizioni a lottare, e oggi pare aver fornito una prova super super convincente. Lontana invece Verena Troi, ottavo posto per lei, diciamo che per una ragazza con il suo curriculum forse l'ottavo posto non sarà sicuramente contentissima. Va un po' stretto a Verena Troi, che però l'abbiamo vista inquadrata anche dalla nostra telecamera in primo piano, davvero stremata, gara difficile non solo per lei, ma la sentite in maniera particolare. Colpo di Riccardo scena, Scalet, sì esatto, perché ha avuto qualche problemino Scalet. Arriva purtroppo al piccolo trotto, non sta bene, ecco, si tocca la schiena, ha avuto un problema, lui dice che insomma ha sentito una fitta in settimana, quindi speriamo che si possa però riprendere per la gara del giorno dopo. E avete visto anche la bella immagine con la drone che ci faceva poi vedere la cittadina di Pergine finalmente sotto il sole qui ancora al Parco Trecastagni. La classifica Tait, allora Grand Light Orienteering Team 47-48, a 40 secondi Emanuele Ren e poi Alessio Tenani a 50 Polisportiva Masi. Per quanto riguarda la classifica femminile, Elena Pezzati 52-52, a 40 secondi la Kirchleichner Sport Club Merano e poi Verena Troi Terlaner Orientierungsläufer, ed eccolo qui il podio. Cominciamo dalle ragazze con Elena Pezzati, che dunque va a prendersi la vittoria. Sì, è stata una dura lotta, come sempre quando Elena Pezzati viene in Italia vince, l'abbiamo vista sempre vincere, qua invece è la soddisfazione, il momento più alto credo della stagione di Samuele Tait, per la soddisfazione anche del suo presidente Roberto Sartori, che è una persona che si dà sempre molto molto da fare per il movimento dell'Orienteering. Ma allora ecco, questo è il podio maschile, ancora una bella immagine del Parco Trecastagni dall'alto, la voce dei protagonisti Samuele Tait, Elena Pezzati. Samuele Tait, allora oggi vittoria qui al Parco dei Tre Castagni, te lo aspettavi? Che tipo di gara è stata?
Beh, non me l'aspettavo considerando la mia forma fisica di adesso, però ho fatto una gara controllata cercando di non sbagliare. La difficoltà a mantenere la quota, però alla fine le cose migliori erano fare scelte sicure sui sentieri, magari o scendere nel prato e dopo salire. Elena Pezzati dal Ticino per vincere qui a Pergine Valsugana. Sì, sono contenta di essere venuta, era un terreno non facilissimo, molto ripido, un po' come dalle mie parti in Ticino. Non ho fatto una gara perfetta, qualche errore qua e là. Con le altezze non era sempre facile capire quanto salire e quanto scendere e con tutti i sassi anche non era semplice sempre riconoscerli, però in generale sono contenta di com'è andata. Lasciamo Pergine e ci trasferiamo sull'altopiano della Vigolana per la seconda giornata di gare. L'Orienteering è di casa in Valsugana ed il territorio ha accolto con entusiasmo l'arrivo dell'evento tricolore sia a Pergine che a Vattaro, malga a Dos del Bue per questa seconda giornata. Ma intanto la voce dei protagonisti. Oggi ci spostiamo sulla Vigolana, il saluto del territorio a cura del sindaco. Sì, oggi giornata splendida qui in altopiano del Vigolana, tantissimi atleti da tutta Italia e anche dall'estero, una giornata che vuole essere anche un momento di rilancio anche per il nostro altopiano, anche dal punto di vista turistico. Devo dire che gli atleti, da quanto ho visto, da quanto ho sentito gli organizzatori, sono stati molto contenti, per cui a parte il plauso per gli atleti e gli organizzatori, li invito a tornare a rivisitarci in altopiano. E questo allora era il sindaco Paolo Zanducchi, qui la situazione in partenza per quanto riguarda questa seconda giornata, dopo che abbiamo archiviato la Coppa Italia con i successi di Elena Pezzati e Samuele Tait, questa è Iris Aurora Pecorari che prende il via. Partenza già molto complicata, lo sentite, lo scalpiccio delle scarpe su questo terreno pesantissimo, anche qua ha piovuto per tutta la giornata, qui non è uscito il sole durante la gara e la fatica si farà sentire su tutti questi atleti che affrontano la gara numero 2 in Trentino, ancora una middle per quanto riguarda la domenica. Cristina Kirchlechner, Sport Club Meran. Sì, Christine Kirchlechner che è sicuramente tra le grandi favorite di oggi assieme a Elena Pezzati. Volevo farti notare come subito difficoltà già in partenza. Il tracciatore di oggi Fabio Weller ci ha spiegato che questo è un terreno molto argilloso e quindi si scivola, si sfonda, e tra l'altro curiosità è il nome della squadra che organizza oggi, Orienteering Crea Rossa. Ci spiegava, loro hanno sede a Marter di Roncegno lì in Valsugana, ci spiegava che Crea Rossa è proprio il nome di una collinetta in questo paese fatta appunto di creta rossa, quindi evidentemente questo terreno presenta queste particolarità abbastanza uniche. Altra specificità, oggi si corre all'interno di una faggeta. Verena Troi, lo avete visto, ha tolto la mascherina perché lo ricordiamo, viene assolutamente osservato il protocollo di sicurezza per quanto riguarda il Covid, che ormai ahimè sta caratterizzando non solo il mondo dello sport ma tutta la società in maniera pervasiva. Elena Pezzati, allora abbiamo visto prima sia la partenza di Tait, vincitore ieri, e poi ora quella della Elena Pezzati. Sebastian Inderst, Parkour Tour Italia, anche lui al via. Ricordiamo che al via ancora una volta, lo ricordiamo, c'è Martin Hoopman, rosso crociato, 31enne, già campione del mondo ed europeo, quindi va a impreziosire questa seconda giornata di gare in quel del Trentino. Riccardo Scaletta pronto a partire, vedremo se avrà assorbito i problemi della giornata precedente. No, dicevo, Hoopman sicuramente va a impreziosire, sì, no? Direi Pietro. Che allora innanzitutto la sua presenza è qualificante. Eccolo qua. Per gli organizzatori, perché hanno un roster di partenza di assoluto livello, e poi è uno stimolo ulteriore per i nostri ragazzi, perché avere un campione del mondo al via vuol dire confrontarsi con il livello più alto dell'Orienteering mondiale. Hai parlato del protocollo anti-Covid e la FISO e gli atleti della FISO si attengono a questo protocollo. Magari ti racconto alcune delle particolarità molto in breve. Ad esempio, il percorso, diciamo così, dice: già quando sei a casa
devi capire se hai sintomi o non hai sintomi. Poi quando vai devi andare su un mezzo che vai alla gara, deve essere sanitarizzato, portati la tua acqua e usa solo quella, indossa la mascherina fino al momento della partenza. Lo abbiamo visto perfettamente con Verena Troi, no? Toglila, mettitela in tasca e poi appena arrivi rimettila, sanitarizza le mani, insomma un protocollo anche molto... Le premiazioni, no? Sono fatte con i ragazzi che si mettono la medaglia al collo con la mascherina, col distanziamento, solo per la categoria elite, quindi tutta una serie di accorgimenti e un protocollo osservato ovviamente in maniera rigorosa. Irene Pozzebon, polisportiva besanese, la vedete laggiù in fondo alla discesa e la rivedete qui con Giacomo Zagonel, Unione Sportiva Primiero, vanno qui a punzonare e poi attraversano questo ruscello, non ce ne fosse qua abbastanza di pioggia, c'era da attraversare anche qualche bel ruscello durante il percorso. Abbiamo visto per l'appunto Hubmann, l'ex campione del mondo e campione europeo, Francesca Taufer, Unione Sportivo Primiero. Sì, come vedi bisogna sempre prestare molta attenzione a dove si mettono i piedi, perché non è proprio così semplice correre in un bosco, possono esserci radici, rametti, insomma tanti ostacoli imprevisti, un sasso, un avvallamento, quindi molta attenzione. Qua la grande corsa, guarda che bella azione sciolta di Martin Hubmann, lui che dice che viene sempre a correre volentieri in Italia perché trova un ottimo livello organizzativo, poi si sente quasi coccolato quando viene in Italia perché capisce che c'è molta attenzione nei suoi confronti, gli italiani lo guardano con molto interesse, molta curiosità, sono aperti al confronto e lui si presta sempre volentieri. Ecco qua invece Verena Troi che oggi sta andando decisamente meglio rispetto a ieri, attenzione, un piccolo passo falso. Svizzeri che hanno una grande tradizione in questo sport, così come ce l'hanno ovviamente tutti i paesi nordici, come più volte abbiamo ricordato, quindi tutta l'area scandinava, no? Norvegia, Svezia, Finlandia, insomma, ma anche i danesi più sotto hanno grande tradizione per quanto riguarda questo sport e gli svizzeri non sono da meno, come ci ha ricordato Hubmann. E certo sì, lo stimolo c'è per gli atleti italiani, no? Per gli atleti nostrani, per correre a fianco a quello che è stato un campione del mondo che può sicuramente insegnare qualcosa dal quale puoi carpire qualcosa. Questo è sempre stimolante in qualsiasi sport, non solo in questo caso, non solo nell'orienteering. Riccardo Scaletti che sembra decisamente più in forma rispetto alla gara di Coppa Italia di Pergine. Beh, gli intertempi dicono che lui e Hubmann sono molto vicini, è una lotta molto serrata, speriamo che il nostro Scarlett possa tirare fuori il meglio del suo repertorio e magari avvicinarsi il più possibile e chi lo sa, magari battere Hubmann, insomma. Questo sarebbe davvero una bella soddisfazione, non c'è dubbio. Eccolo qua ancora Riccardo Scalet e arriva anche Michele Caraglio. Guardate come sono tutti bagnati, inzaccherati, sporchi questi atleti che affrontano davvero una prova durissima. Dicevamo, no, in Coppa Italia almeno le categorie elite hanno potuto gareggiare con il sole, non sotto la pioggia. Qui la pioggia ha continuato a scendere per tutta la giornata, non ha mai mollato, anzi poi alla fine, proprio durante le premiazioni, è stato un vero e proprio diluvio, peggio che peggio. Guglielmo Viale, Parkour Tour Italia, anche lui, eccolo qua, stremato, e siamo proprio nella zona dell'arrivo. Michael Mamle fa ancora una volta, vedete, c'è gente che si accascia al suolo. Direi che il tracciatore è stato piuttosto severo, ce l'aveva anticipato Fabio Weller, gara dura, vediamo anche Vera Chiusole, veramente provata, quindi il freddo, la pioggia, il dislivello, le difficoltà tecniche, insomma oggi li abbiamo messi a dura prova. Qui Ilian Angeli, segnatevi per favore questo nome perché è uno di quei ragazzi di cui sentiremo sicuramente ancora parlare. Sì, molto motivato, anche molto determinato, abbiamo visto anche il gesto di stizza dopo la gara di Coppa Italia a Pergine, no? Non era per niente soddisfatto, ci raccontava, ho veramente fatto troppi errori anche banali. Però è partito poi per questa seconda gara trentina con grande determinazione, con grande grinta. Questa è la terza puntata del magazine di Orienteering, dedicato quindi allo sport con cartina e bussola. Vedete la fatica degli atleti, lo ricordiamo, seconda giornata, due giornate organizzate da Orienteering Crea Rossa e dal sodalizio Orienteering Pergine, quindi tra la Valsugana e l'altopiano della Vigolana.
Christine Kirchkleckner, sicuramente migliore fra le italiane, lei non teme la pioggia, è veramente, diciamo così, una dura, non le dà fastidio niente, anzi più le condizioni sono estreme più va forte, così ci aveva detto anche Sebastian Inders. Lui dice: quando guardo fuori dalla finestra e piove già mi sento meglio. Arrivano Samuele Tai, Giacomo Zagonel e sullo sfondo anche Carlotta Scalet, che è diventata mamma da pochi mesi. Quando guardo dalla finestra e piove tornerei subito a letto, al contrario di Sebastian Inderst, Irene Pozzebone, Carlotta Scalet, eccole proprio all'arrivo, Tommaso Scalet qui dietro, lo vediamo anche lui davvero molto affaticato, tutti provatissimi, ultime falcate anche per Anna Caglio, polisportiva besanese, che chiude. Elena Pezzati, attenzione! Buonissimo tempo, anzi è il migliore, e calcolando che ha vinto ieri e ha vinto oggi è sicuramente anche la vincitrice della classifica finale della due giorni. Weekend fruttuoso dunque per Elena Pezzati, arriva anche Viola Zagonel, vedete ormai arriva proprio accasciandosi, appoggiandosi alle ginocchia. Riccardo Scalet, attenzione, vediamo la sua prova, Pietro. Buonissima prova, soprattutto la finita è in forma, ecco però arriva Martin Hubmann, il suo è il miglior tempo e va a battere anche Riccardo Scalet, che aveva fatto registrare il miglior parziale, quindi al momento Martin Hubmann, campione del mondo, si conferma tale, primo posto, difficilmente vedremo qualcuno fare meglio di lui. Martin Hubmann non ha dunque tradito le attese, il 31enne rosso crociato, l'inquadratura è tutta per lui e ci mancherebbe. Sebastian Inderst, eccolo qui, arriva allora felice per aver gareggiato sotto la pioggia, ma massacrato dalla durezza del tracciato. Ancora Hubmann, lo vedete, sembra molto più riposato degli altri, però questo va detto. Beh sì, comunque è felice di aver fatto il suo sport. Tra l'altro nota che invece la classifica della due giorni maschile va a Samuele Tait, quindi complimenti a Tait. E qui ancora in immagini dalla zona del traguardo e le classifiche: Hubmann 38,56 a 32 secondi, Scalet e poi Giacomo Zagonel, Unione Sportivo Primiero, a 3 primi e 47, dunque la lotta è stata solo tra Hubmann e Scalet. Poi Elena Pezzati 45,22, 1,20 Christine Kirchlechner e Anna Pradel, US Primiero sul terzo gradino del podio, ma a 5 primi e 40. E questo è il momento di cui dicevamo anche prima. Belli questi ricordi della gara, ma veramente terribile il momento della premiazione. Qua vediamo appunto gli atleti che si mettono, le atlete in questo caso, da sole la medaglia, ma un diluvio vero e proprio. Sì. Peccato, perché era un momento anche di festa finale. Meno male che c'era questa tettoia lì alla Malgados del Bue per ripararsi almeno un pochino, ma veramente si è scatenato un vero e proprio diluvio. Sentiamo i protagonisti. Complimenti a Martin Hubmann, che è venuto in Italia per battere la concorrenza tricolore. Grazie mille. Sì, è stato molto bello venire qua per questa gara. La settimana scorsa ho vinto il titolo svizzero e ho accolto l'opportunità di venire a correre qui in Italia in questa prova. È stato divertente correre qui, grazie. Christine Kirchkleckner, titolo tricolore nella Middel. Sì, sono contenta della mia gara di oggi, sono riuscita a controllare il ritmo di gara e il risultato è arrivato. Gara durissima, terreno pesante, la pioggia, tante difficoltà extra. Sono dei problemi che a me danno poco fastidio, quindi forse era anche quello uno dei punti che mi hanno fatto andare bene. Riccardo Scalet, ieri un piccolo guaio fisico, oggi però ti sei riscattato alla grande. Sì, decisamente un weekend un po', diciamo, di alti e bassi, ma grazie a mio fratello ieri siamo riusciti a sistemare il problema della schiena e oggi andava già meglio, spero di migliorare nei prossimi giorni, ma comunque credo che la stagione con oggi sia chiusa. Giancarlo Gozzer, bilancio organizzativo, due società, un weekend all'insegna dell'orienteering e mille difficoltà. In pochissimo tempo mettere in piedi un campionato italiano non è facile, abbiamo voluto metterci a disposizione per recuperare una gara che è stata annullata, poi soprattutto collaborare con un'altra società non è facile, ci siamo riusciti molto bene, peccato il tempo, però nostra soddisfazione sicuramente è alta. Ancora Castello di Pergine e scene delle due giorni di gara. Grazie Pietro Ilarieti.
Grazie a tutti e ci vediamo per la Toscana con la grande chiusura dell'Orienteering 2020. Grazie per la collaborazione tecnica, Massimiliano Malizia. Arrivederci, a risentirci e rimanete con i programmi di Rai Sport.